Ora veniamo alla terza guerra di indipendenza. Vediamoci da qui. Allora, il confine è rimasto quello del Mincio, va bene? Il famoso quadrilatero è sempre quello. Perché? Perché il Veneto non è stato annesso, perché Napoleone, dopo aver vinto Solferino e San Martino, ha fatto l'accordo con Francesco Giuseppe e non aveva preso il Veneto, e quindi Venezia. Dove accade l'occasione? Accade perché in Europa sta nascendo una grande potenza militare nuova, la Prussia, da cui deriverà l'attuale Germania, per capire. In Germania, nei territori tedeschi c'era una situazione abbastanza simile a quella italiana, una serie di piccoli stati, piuttosto più piccoli, che erano la vecchia struttura del Sacro Romano Impero, che non c'era più, perché Napoleone l'aveva abolito. Di questi stati, quello più strutturato, più potente, era la Prussia, che in condizioni del tutto particolari, eccetera, aveva acquisito una grande potenza e aveva l'ambizione di diventare egemone nel centro dell'Europa, dove invece al momento l'egemonia era dell'Austria. Allora cosa fa Bismarck, che è il Cavour tedesco, per capirci, di altra estrazione? Cavour era liberale, questo è reazionario, autoritario, vabbè, questo non sono importante. Quindi Bismarck dichiara guerra all'Austria. Perché? Perché ha l'ambizione di avere la superiorità nell'Europa centrale di lingua tedesca, che finora aveva l'Austria. Quindi dichiara guerra all'Austria e propone al Regno d'Italia, che è una potenza nascente, si sta organizzando, un'alleanza perché sa che gli italiani hanno l'aspirazione di avere il Veneto che ancora è nell'Austria. L'Italia accetta, anche perché l'Austria può mandare solo un contingente limitato in Italia, perché il grosso lo deve tenere di fronte a nord, dove sono i prussiani. Quindi accetta l'alleanza Vittorio Emanuele e nasce e si sviluppa la terza guerra d'indipendenza. Ora qui c'è già il finale, ho detto il finale, però vediamo di arrivarci. Quindi l'esercito italiano si presenta alla frontiera del Mincio, che è quella dove si è combattuta la prima guerra d'indipendenza e la seconda guerra, cioè è sempre lì, va bene? Alla frontiera, con un esercito che è molto più numeroso di quello austriaco, più del doppio. Come si presenta? Si presenta attraverso la commistione degli eserciti preunitari, in particolare gli ufficiali, va bene? Compreso i generali. Allora, i generali comandanti assoluti sono tre: Garibaldi, ovviamente, la Marmora, quella aveva fatto la guerra in Crimea, eccetera, e era diventato importante Cialdini, che non era piemontese, era emiliano. Però Cialdini aveva avuto l'incarico di fare tutti i lavori sporchi, era andato a fermare Garibaldi all'Aspromonte, ora lo vedremo, aveva diretto il brigantà alla guerra ai briganti, ora lo vedremo. Aveva fatto l'assedio a Gaeta, dove era il re dei Borbone, aveva fatto l'occupazione delle Marche e dell'Umbria per andare incontro a Garibaldi. Quindi ha preso importanza. Quindi i tre generali si spartiscono il fronte. Garibaldi viene mandato dove era stato nella seconda guerra mondiale, con i cacciatori delle Alpi al fronte nord, vai sul Trentino. Gli altri si dividono. Il grosso di la Marmora a Peschiera, al lago di Garda, dove sono sempre stati. Mentre Cialdini si rivolge verso la foce del Po. Va bene? L'idea è buona. Entriamo nel Veneto da tre direzioni diverse e conquistiamolo. Però al solito c'è il solito problema che si era visto nelle precedenti guerre indipendenti: l'esitazione. Vai te, no vado io. I due generali non si parlano per niente, nonostante ci sia già il treno e il telegrafo. Attacca te, no, attacco io non ho capito cosa fai te. È anche da dire una cosa: Cialdini
C'è una cosa da dire a scusante delle titubanze di La Marmora, perché era successo che Napoleone III era preoccupato dell'espansione della Prussia, perché lui ce l'aveva al confine del Reno, e là c'era il prussiano, e quindi faceva il tifo per gli austriaci, va bene? E cerca di convincere Francesco Giuseppe e gli dice: guarda, dai il Veneto all'Italia senza combattere, così le tue truppe te le sposti tutte verso la Prussia. Allora gli sta bene, fanno a meno. Queste trattative sono rese note al governo italiano, per cui c'è questa titubanza, ma Francesco Giuseppe non l'accetta. Allora, parti te, non parto io. Alla fine La Marmora decide di mandare una parte del proprio esercito al di là del Mincio, in territorio veneto, una parte, quindi 50-60.000 soldati. Di là ci sono gli austriaci che vedono l'occasione, si avventano su questa parte che è un quarto di tutte le forze armate italiane e lo sconfiggono di brutta costanza. Va bene? Quindi l'esercito italiano si ritira al di là del Mincio, demoralizzato, abbattuto, quando c'era ancora il grosso, in particolare la truppa di Cialdini, che si ritira anche lei su Bologna senza aver visto un austriaco, perché quelli che erano alla foce del Po andavano visto. Allora vai te, no, vado io, noi siamo sconfitti, vai te. Allora Cialdini ripassa il Po, però non trova gli austriaci, non li trova. Dove sono non lo so. Morale della favola: la guerra finisce perché i prussiani vincono a Sadova, arriva l'armistizio e si rimane col cerino in mano senza aver conquistato nulla. L'unico che ha combinato qualcosa, chi è? Garibaldi, il quale ha sconfitto gli austriaci a Bezzecca, punta su Trento, ci sta arrivando. Quando gli arriva il famoso telegramma che le operazioni sono concluse, la guerra è finita, lui è arrivato a Trento, risponde il famoso obbedisco. Quindi la guerra per terra finisce molto male. L'Italia ottiene il Veneto, ma la ottiene da sconfitta, nonostante la superiorità numerica, eccetera. Allora però c'è un'altra chance da giocare. La flotta da Taranto viene su nell'Adriatico, arriva ad Ancona e si prepara a fronteggiare la flotta austriaca che è a Trieste a Pola. La flotta austriaca. Quindi si prepara le condizioni per una battaglia che vede la flotta italiana in condizioni di netta superiorità per qualità e quantità delle navi. Perché la flotta italiana c'aveva le navi della Marina Sarda, che non erano da buttare via, le navi della Marina Borbonica, che erano ancora meglio, anche se la Marina Borbonica c'aveva il famoso ordine fascita mulina. Io l'ho visto scritto. L'ordine fascita mulina dice questo. È data all'equipaggio, no? Fascita muina! Allora, chi sta in goppa vada a basso, chi sta a basso vada in goppa, chi sta dritta vada a manca, chi sta a manca vada dritta, e chi non tiene niente a fa s'arremeni a quello. Cioè, all'ordine fascita muina era tutto un movimento che dava l'idea. Quando veniva dato questo, quando arrivava un'ispezione. Quindi, a parte l'ordine fascita muina, che è rimasto nell'uso comune, facita muna fa un confusione per nulla, però era una marina seria, le navi erano buone, va bene? Quindi poi il governo italiano aveva acquistato delle navi moderne. Perché? Perché la tattica navale è cambiata. Lissa è importante perché è la prima grande battaglia navale fra due flotte moderne di navi comandate dal motore, non più a vela.
Quindi questo cosa comporta di differenza? La manovra navale, perché quando le navi hanno a vela, la battaglia navale, ora io di fronte all'ammiraglio mi sento di difficoltà, la battaglia navale era condizionata dal vento, che era uguale per tutte e due le flotte, quindi le manovre erano molto limitate, normalmente si incrociavano perché pidavano lo stesso vento. In questo modo si ripristina la manovra navale e si ripristina lo speronamento, come era ai tempi dei Greci e dei Romani e del Medioevo. Cioè si cerca di andare, quindi le navi in ferro, rivestite di ferro o nate addirittura in ferro, manovrano in modo, e questo è importante perché è la prima battaglia navale importante fra navi non a vela. Le vele ci sono ancora, vedete, perché? Perché non ci si fida mia tanto del motore, capito? È bene averci sempre la vela. Poi, nell'occasione, il governo italiano aveva acquistato un altro tipo di nave, chiamato l'affondatore, che si era visto nella guerra di secessione americana, che poi non avrà colpito. Cioè è una chiatta dove in mezzo ci sono due enormi cannoni che possono girare a 360 gradi. Era il monitor, la prima battaglia fra corazzate e la battaglia di Hampton Roads nella guerra di secessione americana, ma era una battaglia fra due navi, una di via e una di là. Qui invece è una battaglia fra due flotte. Vabbè, l'affondatore si rivela poi una nave che non è granché efficace, perché è lenta, perché non esegue le manovre, però fa effetto. L'Italia ce l'ha, l'Austria no. Poi l'ammiraglio Persano, che è il comandante della flotta italiana, che ha grosse difficoltà. Perché? Perché i comandanti delle navi, metà sono napoletani e parlano il napoletano, metà sono ex piemontesi e parlano il francese, quindi non si capiscono tra di loro, gli ordini non arrivano. Poi Persano fa un'altra discherata, dicono perché così è più sicuro, scende sull'affondatore, che è molto basso, quindi le segnalazioni che lui faceva con le bande, dall'aria non lo vedono. Quindi le navi rimangono, è un disastro. Due navi vengono affondate, la Re d'Italia e la Palestro. Sulla Palestro muore Alfredo Cappellini, livornese, a cui è intestato l'Istituto Nautico, e il brigantino in terra che è nel piazzale dell'Accademia Navale. Morte, però fece una bischerata, mise il carbone sulla tolda. Il carbone prese fuoco, lo trasmise alla Santa Barbara, saltò in aria. Quindi la battaglia è vinta dagli austriaci, che poi austriaci non erano, perché erano veneti e croati, molti veneti. Il nostromo della nave di Tegetov, che era l'ammiraglio, era di Palestrina. Quindi il grido di guerra che si fu alla fine, San Marco ha vinto. Perché erano, e ci fu il famoso detto: navi di ferro con uomini di legno sono stati sconfitti da navi di legno con uomini di ferro. Ma la cosa più buffa è che la flotta austriaca, fatto il disastro, le navi grosse affondate, si ritira e ritorna a bomba. Persano dà un messaggio alla base di Ancona: la flotta italiana è rimasta padrona del mare. Ancora abbiamo vinto, quindi grandi manifestazioni. Quando ritorna la flotta, se ancora ci manca due navi, Persano verrà radiato, verrà processato. Quindi un altro disastro, però bene o male arriva il Veneto. Garibaldi è l'unico che aveva ottenuto una vittoria, era una parte secondaria del fronte. Qualcuno dice che gli austriaci avevano messo lì poche truppe, non è vero, perché gli austriaci avevano una parola fottuta di Garibaldi, lo sapevano che l'unico che gli faceva del male era lui, va bene? Quindi lui però sarà inutile. Il 23 agosto c'è la pace di Praga, quindi l'Austria deve dare il Veneto all'Italia.
Ma Francesco Giuseppe si rifiuta, perché non vuol dare a chi è stato da lui sconfitto. Quindi Veneto passa con atto diplomatico alla Francia e la Francia lo passa all'Italia. Ecco, mi dicono che finora non mi avete visto, ma vi siete persi poi, non è un problema. Vabbè, perché sarà mossa la telecamera. La questione romana. Ecco, la questione romana è importante. E chi è il protagonista? Questo signore che qui è preso un atteggiamento, un'espressione abbastanza dura. In effetti ce l'aveva a morte con il nuovo governo italiano. La questione romana cos'è? L'abbiamo già un po' detto, cioè il fatto che la Chiesa non accettava il nuovo Stato e manifestava questa ostilità sobillando le strutture ecclesiastiche. Quindi era un problema serio per l'Italia. Però c'era un signore, Garibaldi, che aveva giurato Roma o morte, quindi a Roma io ci devo andare in tutte le maniere. Aveva provato nel 61, nel 60-61, non c'era riuscito perché l'erano andati a fermare, abbiamo visto l'esercito piemontese, era andato a fermarlo e gli aveva impedito. Poi c'era stato una... Perché questo? Perché Napoleone III, l'abbiamo già visto, che era sostenuto in Francia dal Partito dei Cattolici, non consentiva la violazione del potere temporale del Papa. Quindi, allora, aveva fatto un accordo quando Cavour dice si deve andare a fermare Garibaldi che è a Napoli, però bisogna passare dai territori della Chiesa, le Marche, l'Umbria. Napoleone dice sì, passaci tranquillo, poi te le puoi annettere, però il Lazio non lo devi toccare. Non solo, ma ti devi impegnare a difenderlo dalle aspirazioni di Garibaldi. Allora, Garibaldi, eccolo lì, sbarca 2 anni dopo, nel 62, sbarca in Sicilia, raccoglie i suoi volontari, passa lo stretto e punta su Roma. Lui va a Roma. Cialdini gli manda incontro, che era il generale comandante dell'esercito, gli manda incontro le sue truppe, lo fermano all'Aspromonte, c'è uno scontro a fuoco dove Garibaldi viene ferito a una gamba, come dice la canzoncina, ferita a una gamba, Garibaldi che comanda i battaglioni, vabbè, viene ferito a una gamba, è una ferita seria, due sono le ferite, una alla coscia, al fianco, ma è una ferita di... La ferita alla caviglia invece è seria perché c'è la ritenzione della palla. La palla quando rimane dentro crea l'infezione, la setticemia, la cancrena e l'unico sistema per risolvere il problema è l'amputazione. Non ci sono alternative. Però lui è Garibaldi. Già, lui, cioè io l'ho già detto, Garibaldi, ora lo vedremo meglio. È l'italiano di gran lunga più famoso nel mondo. Io l'ho paragonata a Che Guevara e a Nelson Mandela nel Novecento. Va bene? Quindi si può tagliare il piede a Garibaldi, tutto il mondo ci sputa se si fa. Quindi cosa fanno? Lo prendono con tutte le cautele, lo portano al Varignano, alla Spezia, dove cominciano a chiamare tutti i più importanti chirurgi, compreso il famoso Rizzoli, quello che ha dato il nome, lo sappiamo, per vedere di risolvere il problema, perché non si può amputare Garibaldi, perché poi è un infame, già tutto il mondo ci accusa, dice ma come, voi italiani avete sparato a Garibaldi, se poi gli si taglia la gamba, figuriamoci, no? Quindi vengono chiamati i principali chirurghi, lo curano, gli disinfettano la ferita, perché però c'è il problema che non si trova la palla perché non c'è la radiografia. Allora viene interessato un famoso chirurgo francese che gli suggerisce un sistema che lui adotta attraverso un ago sonda misurato in maniera che quando sente tocca, immaginate povero uomo questo Garibaldi. E allora cosa si fa? Perché Garibaldi è Garibaldi, si fa venire dall'America un anestetico che lo usavano nella guerra di secessione americana, l'etere. Insomma, in ogni modo lo portano a Pisa,
dove Ferdinando Zannetti, che era un suo simpatizzante, probabilmente massone anche lui, chirurgo di chiara fama, gli leva la palla, lo opera. Viene portato a Montsummano dove fa una lunga riabilitazione a Montsummano, e si rimette in piedi con grande sollievo di tutto il governo italiano che aveva avuto Garibaldi amputato, sarebbe stato. Urbano Rattazzi si ripone il problema della questione romana. Napoleone gli impone la convenzione di settembre. Dice, cari italiani, questo Garibaldi è una minaccia. Voi ci dovete garantire che lo tenete a bada. Nel frattempo dovete fare una cosa che era già parte di certe trattative segrete. Dovete portare la capitale da Torino in un'altra città, che sia nel centro Italia, quindi lontana da Torino, che è periferica, e che abbia il titolo, il prestigio e la fama storica per essere la capitale definitiva d'Italia, ovviamente Firenze. Quindi viene stabilito di spostare la capitale a Firenze. Marco Minghetti, che allora è presidente del Consiglio, si incarica di questa operazione. A Torino succede il finimondo, perché i torinesi non lo vogliono, scendono in piazza. La reazione dei carabinieri dice ci sono a presidiare la piazza San Carlo degli allievi carabinieri, giovani inesperti che si spaventano, cominciano a sparare in mezzo alla gente e fanno una strage. Quindi poi interviene l'esercito, si sparano addosso l'esercito con i carabinieri, è un macello. Tant'è vero che il presidente del Consiglio, che è Minghetti, è costretto a dimettersi. Però la cosa va fatta, perché Napoleone ha dato 6 mesi di tempo a Vittorio Emanuele per trasferire la capitale a Firenze, che non è una cosa da poco, perché si tratta di Firenze c'ha 110.000 abitanti e deve prepararsi ad accogliere 30.000, perché la corte, il governo, i ministeri, la Banca d'Italia, i comandi militari, le ambasciate, gli istituti statali, le sedi delle banche, tutto quanto si deve trasferire a Firenze. Comunque, le cose procedono, Vittorio Emanuele di buon grado accetta il trasferimento, arriva a Firenze in treno, passando da Genova a Pisa, arriva a Firenze, viene accolto con grandi festeggiamenti dalla moltitudine dei fiorentini, però ci sono tante cose da fare per rendere. Viene incaricato l'ingegnere Giuseppe Poggi, che fa un progetto molto ambizioso, che sarà realizzato in pochissimo tempo, perché c'ha 6 mesi di tempo, capito? Intanto Vittorio Emanuele si è insediato a Palazzo Pitti. A parte che non ci sta nella palazzina della Meridiana, perché lui nel Palazzo Pitti ci vuole stare. E dice che va a fare le passeggiate in centro, familiarizza con le persone, insomma, perché era un semplice Vittorio Emanuele II. Quindi cominciano i grandi lavori. Viene stabilito l'abbattimento delle mura medievali che non avevano lo scopo di esistere, perché abbiamo visto che le mura medievali non servono più a nulla, rimangono le porte. E al posto delle mura medievali si realizzano i viali di circonvallazione, cominciano a costruirsi costruzioni di abitazione molto intensive, ci sono problemi perché aumentano i prezzi degli affitti, viene costruito la prosecuzione della circonvallazione fatta sul modello del Ring di Vienna, dalla parte della riva sinistra dell'Arno, la terreno è collinare, quindi viene reso panoramico. A un certo punto dove lo spazio si crea un grande piazzale scenografico, dove viene messa la Copa del Davide, insomma, fanno le cose in grande. Viene risanato il centro storico con la realizzazione della Piazza della Repubblica, grandi lavori che mettono Firenze in condizione di accogliere. Ma Garibaldi non si dà pace, non si è ancora arreso. Vabbè. Nel 1864 viene invitato a Londra Garibaldi
forse c'è di mezzo la massoneria, non si sa. Fatto sta che viene prelevato a Genova da un Panfilo di un aristocratico ricchissimo che lo porta in Inghilterra. Quando arriva a Portsmouth, davanti alla base della marina inglese, la flotta inglese esce fuori e lo accoglie con salve di cannone. Sbarca, gli è allestito un treno speciale con cui è portato a Londra, dove si dice che ad accoglierlo a Londra ci sia una folla di 500.000 di persone. È un mito Garibaldi, perché è il combattente della libertà, ha combattuto per la libertà dell'Italia, ma del Nord e Sud America, è un mito. Chi non è per niente contenta è la regina Vittoria, che questa fama la disturba. Perché? Perché è un repubblicano, è un rivoluzionario, mentre invece il marito, il principe Umberto, è fra quelli che lo danno. Un altro che non gli fa festa è Marx. Perché? Perché Marx è socialismo internazionale. Lui è un nazionalista, combatte per le libertà dei popoli. Quindi è contrario. Garibaldi ha questo straordinario successo. Però cosa fa? Si mette in testa di Roma o morte. Quindi comincia un giro per l'Italia, particolare Italia del centro, per reclutare soldati per andare di nuovo a conquistare Roma. Il governo lo fa arrestare, non arrestare con le atene, però lo fa il prefetto di Perugia, lo costringe a rientrare a Caprera, dove lui è sorvegliato dalla flotta italiana. Cioè ci sono delle navi che sorvegliano la costa perché lui non ci deve andare a Roma. Perché il governo si è impegnato a difendere il Papa. Cosa fa Garibaldi? Evade, si nasconde dentro una barca di pescatori, sbarca in Sardegna, nella parte della Sardegna, travestito da pastore arriva vicino a Olbia, dove una nave, una piccola nave, lo deve portare a Livorno, perché lui a Livorno è d'accordo con i fratelli Sgarallino, suoi fedelissimi, suoi ufficiali che l'hanno accompagnato da tutte le parti e che lo devono nascondere. Non può arrivare a Livorno con la nave perché porta il sorvegliato. Lui è vado, E allora dove sbarca? A Vada. Sbarca a Vada. Sbarca la sera, i suoi emissari cercano da qualche parte, trovano, credo, un'osteria. Ora mi dispiace, un certo Franco Santino. Credo trovo un'osteria aperta, dove l'oste gli trova due barrocci per andare a Livorno. A casa dei Sgarallino, Jacopo e Andrea Sgarallino, due personaggi famosissimi a Livorno, che lo avevano accompagnato in tutte le battaglie, Jacopo Sgarallino e Andrea Sgarallino, ovviamente massoni, sono due ufficiali di Garibaldi, delle camicie rosse, che lo accompagneranno in tutte le sue imprese e che gli devono organizzare questa nuova impresa, perché lui scende a Livorno con l'idea di andare di nuovo a Roma. Quindi la casa dove stavano gli Sgarallino, dove li accoglie la sorella, perché i due erano a giro a preparare il terreno per arrivare, che si chiama Beppa. La Beppa li accoglie, va a svegliare un negoziante per prendere della roba da mangiare. Ecco, la casa dove stavano gli Sgarallino non c'è più, è stata bombardata, è stata eretta un edificio nuovo e c'è stata posta questa lapide. Era il punto. Viene organizzata un'insurrezione a Roma dai fratelli Giovanni e Enrico Caironi, con la speranza di sollevare la popolazione romana. Poi il programma vale, Roma insorge, noi si arriva dall'esterno e si completa la conquista di Roma. Però il Roma non insorge, quindi l'azione di Enrico e Giovanni Cairoli fallisce. A Roma c'è un monumento che la ricorda, però ormai la spedizione è preparata e il 3 novembre 1867
abbiamo l'episodio di Mentana. Ora, qui cosa succede? Succede che il governo italiano cambia atteggiamento e dice: ma che ci frega a noi di fermare Garibaldi? Ma è un problema dei francesi. Ma che se la vedono i francesi? Quindi non intervengono a fermarlo. I francesi invece intervengono. Intervengono in forze e intervengono con cosa? Con lo chasse-pot. Cos'è lo chasse-pot? È un fucile, è il primo fucile a retrocarica che cambia completamente l'uso della fanteria che c'era stato. Perché i fucili fino ad allora, e Garibaldi aveva quelli, si caricavano dalla volata. Cos'è la volata? È la bocca superiore. Va bene? Si chiama volata. Quella inferiore si chiama culatta. Quindi si caricavano da sopra. Si metteva la polvere, l'innesco, la palla, poi si tirava fuori la bacchetta, si pigiava bene bene perché non cadesse, si rimetteva la bacchetta al posto e poi si poteva sparare. Mentre invece lo chasse-pot consentiva attraverso l'otturatore rotante mobile di aprire il vivo di culatta dove si metteva la pallottola, o meglio la cartuccia. Perché si chiama la cartuccia? Perché era un sacchetto di carta che conteneva l'innesco fulminato di mercurio, la polvere nera e la palla. Quindi si metteva dentro la cartuccia, si chiudeva l'otturatore che aveva la chiusura garantita e si sparava. Questo consentiva una cadenza di tiro enormemente più vantaggiosa. Poi, mentre la canna dei vecchi fucili era fatta per fusione, questa è fatta per tornitura, cioè l'anima veniva estratta con un utensile, con una specie di trapano, quindi la canna era perfetta. Quindi il tiro era più efficace, più preciso, arrivava più lontano, ma poi c'era un vantaggio enorme, che mentre il fucile ad avancarica, per caricarlo bisognava essere in piedi, perché andava e quindi esposto. Questo si caricava da sdraiato e quindi arrivava. Lo chasse-pot era il battesimo del fuoco. Questo. È invincibile, quindi Garibaldi deve rinunciare alla sua impresa. Nel 70 c'è la guerra franco-prussiana. La Prussia, sconfitto l'Austria, si rivolge verso la Francia. Perché? Perché ha tensioni egemoniche. 100 più o 100 meno, sta a guardare il capello. Sta a guardare il capello. È 1870, ovviamente. La guerra franco-prussiana. C'è una disputa tra la Prussia e la Francia a proposito di chi deve succedere sul trono di Spagna, dove la regina, non mi ricordo il nome, è morta, come accadeva nel 700 con le guerre di successione. Quindi entrambi vantano diritti sulla successione del trono austriaco, del trono spagnolo. Napoleone dice manda un messaggio all'imperatore Guglielmo di rinunciare alla successione. L'imperatore Guglielmo gli risponde, è il famoso dispaccio di Ems, perché Ems è dove Napoleone stava facendo le cure. Cosa fa Bismarck? L'imperatore risponde in modo garbato, diplomatico, nel senso di dire: no, non accettiamo, però parliamone. Bismarck cosa fa? Intercetta il messaggio, lo cambia e lo trasforma in un messaggio offensivo. Quindi Napoleone, quando lo riceve, va su tutte le furie e c'è la guerra. La guerra va malissimo per la Francia, perché l'esercito prussiano è più forte. C'è la battaglia di Sedan, dove Napoleone viene sconfitto e fatto prigioniero. Sedan è la sconfitta definitiva di Napoleone, che deve abdicare, e quindi in Francia viene ripristinata la Repubblica. E allora, se c'è la Repubblica, chi si muove? Garibaldi. Perché? Per Napoleone non si è mosso, perché lo odiava, era tutte le volte impedito. Ma con la Repubblica, allora a quel punto lui interviene.
arma una nave, sbarca a Marsiglia, riesce a richiamare 30.000 persone, 30.000 armati. L'alto comando francese gli dà un comando, l'armata de Vos, l'armée de Vos, che consentirà ai francesi di ottenere l'unica vittoria militare di quella battaglia. Viene schierato a difesa della città di Dijon, che è occupata dai prussiani. I prussiani lasciano Dijon dopo combattimenti. Allora, c'è chi dice lasciano Dijon perché non gli interessava più andare nella valle del Rodano. Però la vittoria sta di fatto che a seguito dello, hanno lasciato Dijon, hanno si sono ritirati. Quindi viene enfatizzata come una vittoria, che è l'unica. E c'è un altro episodio importante. Nella basilica dell'Hôtel de Saint-Valide a Parigi, dove c'è il museo dell'armée, ci sono tutte le bandiere di guerra che nei secoli francesi hanno catturato ai nemici. C'è anche una bandiera prussiana, l'unica, vinta da Garibaldi. È lì, c'è anche una bandiera italiana, questa qui che si vede, la prima, con lo stemma Sabauda. Probabilmente fu presa durante la guerra, nell'operazione in Francia. Questa qui è la bandiera. C'è anche una bandiera prussiana, che l'ha presa Garibaldi. Quindi, la da Garibaldi. Pio IX si trova in difesa, non c'è più chi lo difende. Allora il governo italiano dice a Pio IX: guarda, te non c'è più difesa e ora noi ci viene a Roma, non c'è più problema. Prende contatti con la diplomazia internazionale, anche gli austriaci dicono sì, vai, piglia Roma, levati di torno. Perché Pio IX è mal visto, perché è arretrato, è conservatore, antimodernista, aveva proclamato il sillabo era la condanna di tutte le teorie liberali, di tutte le progressi tecnologici e sociali, non lo poteva vedere nessuno, va bene? Quindi, ottenuto il via dalla diplomazia internazionale, gli italiani dicono a Pio IX: guarda, noi ci viene a Roma, mettiamoci d'accordo, noi ti si garantisce tutte le libertà possibili, ti si dà la possibilità di esercitare il tuo ruolo di capo della Chiesa, libertà di movimento, tutto quello che vuoi. Ma lui sdegnosamente rifiuta. E allora la Barbara cosa fa? Va lì con i bersaglieri, prende a cannonate le mura aureliane che vanno giù perché sono mura medievali, con le cannonate vanno giù, e occupa Roma. Va bene? Che poi diventerà la sede della capitale d'Italia. Pio IX si arrocca dentro il Vaticano e si dichiara prigioniero perpetuo. Quando invece il governo italiano, con la legge, con le quarantigie, gli garantisce tutta una serie di tutele. Intanto l'extraterritorialità di Città del Vaticano, del Palazzo Lateranense e della residenza di Castel Gandolfo, che sono territori dello Stato della Città del Vaticano, che lo Stato italiano riconosce, dà facoltà al Papa di muoversi liberamente in Roma perché lui è vescovo di Roma, gli consente un appannaggio annuale che sia pari al bilancio del papato negli anni precedenti, gli dà tutte le garanzie possibili e immaginabili, che Pio IX rifiuta sdegnosamente, non vuole soldi, non vuole nulla, si dichiara prigioniero. Emette il non expedit, cioè un'enciclica con cui fa divieto a tutti gli italiani di partecipare, cattolici, di partecipare alla vita politica dell'Italia. E questo sarà molto grave, molto importante. Perché? Perché priva la politica italiana di quelli che erano i moderati. Perché i cattolici sono tanti, anche nelle sfere della borghesia agraria, cioè è molto diffuso il cattolicesimo, ma anche fra persone che non sono rigorosamente reazionari come era lui. Però questa cosa toglierà al governo italiano l'apporto di una forza politica moderatrice, moderata, che altrove era importante,
se non altro per controbilanciare la sinistra e la destra che invece la faranno da padrone. Quindi il non expedit è un'ulteriore azione molto dura nei confronti del nuovo Stato italiano, che come detto avrà grosse e importanti conseguenze anche qui, che si risolverà soltanto concordato con il fascismo. Si risolverà in quel modo. Anche se ci saranno degli ammorbidimenti nel tempo, perché già il suo successore, che è Leone XIII, emetterà la famosa enciclica Rerum Novarum, dove si prende atto delle mutate condizioni delle società moderne. Quindi, dicevo, si esaurisce la parte storica del Risorgimento, che nella realtà si concluderà con la Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché il Friuli e il Trentino, regioni italianissime, con Trieste, Udine, Trento, città italianissime, sono ancora sotto l'Austria e lo diventeranno solo dopo la Prima Guerra Mondiale. Io credo d'avervi dimostrato quanto sia stato complesso e come dire, enigmatico lo svolgersi del fenomeno storico Risorgimento, che è fonte ancora oggi di studi molto approfonditi, perché una verità univoca non c'è ancora. Noi lo enfatizziamo, io direi giustamente, perché ogni nazione enfatizza un periodo storico della sua storia. Gli americani lo fanno con la rivoluzione americana, quindi è normale che ci sia un periodo storico che noi enfatizziamo con orgoglio, e facciamo bene, però abbiamo visto che non è quello il Risorgimento che si è vissuto. Va bene? Io credo di aver finito. Grazie per l'attenzione, alla prossima.